califfo, come imperatore, come appunto presidente, sovrano, implica una implicita legittimazione. È assolutamente un califfato inventato, diciamo così, mitico, come spesso succede nella storia, insomma, in nome di grandi condottieri o di grandi figure del passato si pretende di restaurare, di mettere in piedi qualche cosa che invece non restaura un bell'accidente, ma è qualcosa di nuovo. Il califfato è stato un'istituzione gloriosa e anche ingloriosa per certi aspetti, lungo secoli, va conosciuta per quello che è, con un occhio storico, critico. Usarla in questo modo è sicuramente strumentale, non fa un buon servizio a nessuno, però può anche fare effetto e quello che vogliono in fondo è solo quello. La vera novità di Hess sta nell'uso di una strategia estremamente intelligente che ha saputo usare al meglio diversi strumenti mediatici per raggiungere i propri obiettivi. È in questo senso che leggiamo sia episodi di convergenza, per esempio i videogiochi, grandi video, film, movie girati dalle major, piuttosto che reportage di Cantley, piuttosto che le stesse decapitazioni. Noi vediamo, per esempio, rispetto ad Aleppo, una serie di brochure che fanno vedere come in Aleppo si stia bene, come il califfato provveda alla giustizia, provveda alla sicurezza, provveda a rendere possibile il mercato e il souk quotidiano, come provveda a fornire servizi, per esempio per la salute. Il califfato vuol dare di sé un'immagine solida, vincente, attrattiva, seducente. Perché vuole dare questa immagine di sé? Perché vuole proiettarsi all'esterno come uno stato, vuole farci paura, vuole reclutare nuove persone disposte ad andare a diventare parte di questo stato islamico. Bisogna radicalizzare, bisogna far sì che quella zona di dialogo non esista più e bisogna far sì che tutte le giovani generazioni inizino ad avere un nuovo modello in testa, cioè che qualsiasi forma di disagio, di fuga dall'oggi, di fuga da un certo tipo di schema sociale si traduca nella migrazione verso lo Stato islamico, sia essa fisica, perché effettivamente si riesca ad andare a vivere nello Stato islamico, sia di adesione intellettuale, quindi di adesione ai principi, agendo poi anche in Occidente, ma secondo i principi dello Stato islamico.